Vitaliano, hai derogato a una delle regole non scritte del gioco del calcio: squadra che vince non si cambia. Oltre, diciamo così, gioco forza, alla sostituzione di Placido con Di Nicola, hai spostato sull'esterna, almeno in partenza, Carniato, per fare posto, togliendo Razzanelli, che domenica scorsa ha fatto due assist, per fare posto centralmente a Cruciani. L'esperimento purtroppo è fallito. Ma se analizzi la partita così, tante volte mi trovi d'accordo. Ora, quello che dici mi sembra, con profondo rispetto, però non mi sembra l'analisi giusta della partita. È un dato oggettivo, non ho detto niente di personale. Però fammi finire. Siamo andati in vantaggio 1-0, abbiamo subito gol su due palle inattive dove non avevano mai tirato in porta, e purtroppo quando si commettono simili errori con un campo così e una squadra strutturata come la loro, è difficile. Non credo che sia Razzanelli, il secondo tempo ha giocato, purtroppo Molinaro si è fatto male, non credo che il secondo tempo, che più o meno era la formazione di domenica, abbiamo fatto molto peggio. Io credo che l'analisi sia fatta in questo modo: abbiamo difficoltà sulle palle inattive perché abbiamo pochi giocatori che colpiscono di testa, probabilmente soprattutto sul primo gol c'è un concorso di colpe importante, però ripeto, perdere questa partita mi fa male, perché credo che nei primi 20 minuti la partita l'avevamo fatta, eravamo andati in vantaggio. Credo che alle prime difficoltà la squadra non le ha sopportate, perché la situazione tanto la sapete meglio di me, quindi noi non abbiamo mai detto niente, però i ragazzi, insomma, credo che sia difficile vivere due mesi così. Abbiamo fatto una partita dove oggi, rispetto a altre volte, alle prime difficoltà ci siamo non dico arresi, ma abbiamo mollato un po' troppo presto. Questo è quello che mi dispiace, però probabilmente è una conseguenza della situazione che ci trasciniamo dietro. Strano, perché sia Gavo Rano, dove credo dal punto di vista dell'orgoglio e della grinta la squadra era piaciuta, soprattutto anche a Liana, diciamo, nella ripresa, diciamo così, gli attributi erano venuti fuori in maniera prepotente. Invece oggi è sembrata proprio una squadra più sgonfia. Mi sembra che abbia difficoltà a costruire quello che, insomma, che gli viene richiesto in casa, costruire più le azioni piuttosto che aspettare la squadra avversaria, cosa che in trasferta riesce meglio. Allora, costruire sul campo nostro è impossibile, perché il campo è quello che è. Anche loro è una squadra che su questo campo, noi vedendo la classifica probabilmente questo campo potrebbe sembrare che ci favorisca perché abbiamo meno punti, ma ti garantisco che per la struttura fisica che abbiamo il campo bello ci farebbe molto più comodo. Purtroppo il campo l'avete visto, è questo qua, purtroppo abbiamo questo, e quando noi siamo costretti a giocare in questo momento, quando ci sono Lamione e Molinaro, chiaramente alzandosi un po' la qualità, potremmo giocare più palla a terra, contrariamente all'inizio del campionato quando con l'assenza di Nicola si è cercato molto spesso Parker. Oggi ci è riuscito poco, però ripeto, secondo me nelle ultime le partite si sono perse sempre su palla inattiva. Siamo stati bravi a volte, domenica a Gavorano siamo stati abbastanza bravi, però anche domenica abbiamo subito il gol su una punizione laterale. Oggi noi non possiamo fare punizioni laterali, errori come Lecchini sul calcio d'angolo procurato. Purtroppo in questo momento le squadre strutturate sulle palle native ci fanno male. Sabato prossimo in anticipo c'è la gara con la squadra della tua città, sicuramente la sentirai in maniera particolare. Dovremo fare a meno di Van Brussel, che era in diffida, sarà squalificato, e quindi avrai anche questo dilemma: chi schierare in porta. Tra l'altro oggi in porta la squadra avversaria aveva un giocatore del 2001. Molto bravo peraltro. Schieriamo, se si fa la conta il portiere è Pinarelli e gioca Pinarelli, se non arriva qualcuno prima di sabato è lui quello che giocherà, è il secondo portiere. Anche lui 2001. 2001, sì. Vabbè, ma non sono quelli i problemi. Oggi mi dispiace un po' per il secondo tempo perché abbiamo avuto poca reazione anche nervosa, però ripeto, non è sempre facile. Alla fine quando tiri tanto la corda, dopo a un certo punto si strappa, e oggi probabilmente è stato un
un momento del genere. Grazie. Grazie a voi.